Che noi medievisti ci occupiamo legalmente e legittimamente dei regni romano-barbarici, e beh, sapere come sono nati e che cosa c'era prima in realtà per noi è fondamentale. Una battaglia, quella di Adrianopoli, 378 d.C., può essere presa come momento di inizio delle invasioni barbariche. È chiaro che nella storia, quando si sceglie una data da cui far partire qualcosa, si sta sempre facendo un po' un'approssimazione, però in questo caso è vero che quel singolo avvenimento rappresenta uno spartiacque nei modi con cui l'impero romano si è confrontato con l'arrivo dei barbari. Era cominciato tutto 2 anni prima, nel 376, e questa anzi è forse la vera data significativa, più ancora che non quella della battaglia. Nel 376 d.C. succede sui confini orientali dell'impero romano qualcosa che a noi può sembrare molto strano. Sul Danubio, che è il confine dell'impero romano d'Oriente, verso il nord e l'est dell'Europa, verso le steppe attuali dell'Ucraina, sul Danubio si presenta all'improvviso un intero popolo barbaro che chiede di essere accolto nell'impero romano. Oh, ciascuno dei termini che ho usato dovrebbe essere qualificato. Barbaro, è stato già detto benissimo, non vuol dire selvaggio e primitivo, vuol soltanto dire chi non vive nell'impero romano. Perché in quel momento, non è sempre stato così in passato, ma in quel momento la distinzione è chiarissima. Chi è dentro l'impero romano è cittadino romano e chi è fuori è barbaro. Un popolo, anche questo termine dovrebbe essere chiarito. Ci sono certamente gruppi tribali che portano nomi diversi, però tutti insieme si danno un unico nome, che i romani trascrivono come Goti. Visigoti è poi un'invenzione successiva. Io qui parlerò di Goti come di Goti parlano le fonti dell'epoca. Germani, sì, questo lo sappiamo noi, perché per fortuna la lingua dei Goti è conservata bene. Vedremo poi anche perché, magari, e è una lingua germanica. È probabile che i romani non avessero delle competenze tali da poter riconoscere una lingua affine a quelle dei germani della Germania, i franchi, gli alamanni, gli svevi. Questi goti non vengono dalla Germania, vengono dall'est, dal Don, dal Dnieper, dalle attuali Ucraina, Romania, dove gli archeologi trovano le tracce della loro lunga permanenza. Finalmente ho detto, sono arrivati alla frontiera e chiedono accoglienza nell'impero romano. E questa è forse la cosa che va più contro, diciamo, un certo senso comune che abbiamo o abbiamo avuto tutti, l'idea cioè che l'impero romano fosse trincerato dietro il suo confine fortificato e che non avesse nessun altro scopo se non quello di tenere fuori i barbari. Se fosse così, sarebbe abbastanza stupefacente che un intero popolo si muovesse da nord, arrivasse alla frontiera romana e chiedesse pacificamente di essere accolto dentro l'impero. Invece non è strano, perché in realtà da molto tempo l'impero romano si era abituato ad accogliere gruppi, anche molto numerosi, di barbari. E anzi, questa accoglienza e sistemazione di barbari, studiandola un po' da vicino e in dettaglio, nell'infinita quantità di episodi che sono documentati, ecco, viene quasi da dire che da un po' di tempo fosse diventata una struttura permanente dell'impero romano e una risorsa dell'impero romano. Credo che si possa tranquillamente chiamarla immigrazione, a patto che sappiamo che i meccanismi sono diversi da quelli dell'immigrazione del mondo nostro. Oggi l'immigrazione è un fenomeno soprattutto individuale, moltissime persone, ma che si muovono da sole o in piccolissimi gruppi. Questo ci sarà anche stato nel mondo romano, ma non ne sappiamo praticamente niente. Quello che sappiamo invece è che da un bel pezzo, diciamo da Marco Aurelio, da 2 secoli, nell'impero romano sono molto frequenti episodi per cui un intero popolo o un gruppo di tribù o comunque migliaia di persone appartenenti a un certo popolo entrano nell'impero con l'accordo del governo imperiale romano.
e vengono messi a lavorare. E quindi un'immigrazione collettiva per gruppi interi, gestita burocraticamente dall'alto. È un'immigrazione di cui l'impero ha bisogno o che comunque l'impero dimostra di saper sfruttare efficacemente per parecchio tempo. L'impero ha bisogno di manodopera. E ci sono due tipi di manodopera fondamentalmente di cui c'è bisogno. I latifondisti reclamano manodopera per i loro campi. Certo, non sempre, non dappertutto, ma è troppo facile che una guerra o un'epidemia spopoli una provincia. E allora i latifondisti di quella provincia hanno bisogno di manodopera. Ci sono testimonianze molto belle, per esempio in Gallia, delle pressioni dei latifondisti sul governo imperiale per ottenere contingenti di barbari da mettere al lavoro sui loro campi. Ben inteso, Roma in questo senso aveva sempre importato manodopera, gli schiavi non erano nient'altro che questo. Ma in quest'epoca non è più la stessa cosa. In quest'epoca questa manodopera che viene messa a lavorare, che viene distribuita dal governo ai proprietari terrieri e messa a lavorare sotto padrone, molto spesso non è più ridotta in schiavitù. Intanto perché spesso c'è un accordo, spesso questi gruppi barbarici hanno chiesto loro stessi di poter entrare nell'impero, non sono quindi prigionieri di guerra. Ma ci sono anche casi in cui un popolo barbaro sconfitto viene trasferito sul territorio dell'impero e tuttavia non vengono ridotti in schiavitù. Sono qualcos'altro. Occupano un ruolo che i giuristi romani cominciano a definire, salvo errore, proprio a partire dall'epoca di Marco Aurelio, che è quello del colono, di un contadino, cioè dipendente, che lavora sotto padrone, ma che non è uno schiavo, è un uomo libero. Come mai si è diffuso questo nuovo tipo di sfruttamento della manodopera? Per vari motivi, ma qui ne cito solo uno. I coloni, essendo uomini liberi, fanno il militare. E per il governo imperiale poter sapere che la maggioranza dei contadini sui latifondi possono essere via via, quando ce n'è bisogno, reclutati nell'esercito, diversamente dagli schiavi, è una cosa che fa la differenza. Quindi, primo, messi a lavorare sui latifondi. E poi appunto reclutati nell'esercito, perché questa è l'altra forma di manodopera di cui Roma ha bisogno. Ha un bisogno disperato di uomini per questo esercito enorme che mantiene. E dunque sia i coloni e i loro figli, ma spesso anche barbari, fatti venire direttamente per integrarli nell'esercito. Ci sono ovviamente delle forme giuridiche e amministrative previste per tutto questo. Beh, già la figura del colono è una figura di questo tipo, che non a caso ci sono motivi per pensare che spesso i coloni fossero immigrati, tanto che per loro non ci si poneva il problema dell'origo, dell'origine, si stabiliva per decreto amministrativo che la loro origine era il latifondo su cui lavoravano, e questo era un sistema evidentemente flessibile, adatto per sistemare gente che veniva da lontano. Poi c'è la forma amministrativa fondamentale, chiamata dei deditici. Ogni persona nell'impero romano si deve sapere chi è e quali diritti ha. Questa gente che viene da fuori, chi sono? Si stabilisce anche qui una finzione giuridica, perché spesso le definizioni giuridiche sono finzioni naturalmente, ma comode. Deditici vuol dire che si sono dati, che si sono gettati ai piedi dell'imperatore, che hanno implorato di essere aiutati. Non hanno diritti se non quelli che l'imperatore ritiene di concedere loro, per cui può trasferirli, sistemarli in un posto, in un altro, dopodiché a questo punto sono stati accettati. Nell'impero romano, lo dicevo prima, nel 376, quando arrivano i Goti sul Danubio, tutti quelli che abitano dentro l'impero sono cittadini. Questo risale a una delle grandi date della storia romana, quel 212 d.C., in cui la Costituzione Antoniniana di Caracalla ha decretato che tutti quelli che vivono nell'impero hanno diritto alla cittadinanza. Per essere chiari, prima non era così. La cittadinanza era di chi nasceva nei posti giusti, a Roma, in Italia, poi anche in altre zone che via via l'hanno ricevuta, oppure di chi la riceveva in premio per le sue qualità sociali, per il suo servizio militare, ma gli altri, gli indigeni, chiamiamoli così, delle province, finché non gli veniva data non ce l'avevano la cittadinanza, erano abitanti di serie B.
mi passerete l'espressione, come dire, attualizzante. Dal 212 no, sono tutti cittadini gli abitanti dell'impero. E i deditici allora, cioè questi barbari che vengono da fuori, l'editto di Caracalla prevede qualcosa per loro? A lungo ci si è chiesti, chissà se Caracalla, non c'era il testo dell'editto di Caracalla. Poi è stato trovato un papiro, il papiro di Gissen, in cui, a guardarlo bene, la maggioranza degli studiosi si sono detti: questo è il testo dell'editto di Caracalla, tradotto in greco, e va bene, la parte orientale dell'impero parla greco, magari è una circolare esplicativa, ma comunque è l'editto di Caracalla. Andiamo a vedere cosa dice dei deditici. L'editto di Caracalla in effetti prevede il destino di questi immigrati. Dice: tutti gli abitanti dell'impero rimangono, sono d'ora in poi cittadini. Quanto ai deditici, buco, nel papiro c'è un buco. Esattamente in quel punto. E poi dice: il loro statuto precedente. Conserveranno il loro statuto precedente? Abbandoneranno il loro statuto precedente? Gli storici si sono divisi in due, credo anche tre scuole. C'è anche chi sostiene che la parola deditici non si legge bene e che c'era scritta un'altra cosa. Comunque non lo sappiamo cosa è previsto per i deditici. Ma quello che sembra di poter dire è che in realtà questi immigrati si integrano tacitamente. Vale a dire, forse la prima generazione è ancora riconoscibile, ma col passare del tempo non c'è più uno sforzo di mantenere le distanze. Si integrano, diventano romani tutti gli altri, che poi a quest'epoca del tardo impero vuol dire sì essere cittadini, che è una gran bella cosa, ma sempre di più vuol dire soprattutto essere sudditi, perché il potere degli imperatori sta diventando sempre più autocratico e i privilegi dei cittadini, tutto sommato, sono sempre meno importanti. Allora, tutta questa immigrazione sistematicamente alimenta il mondo contadino dell'impero romano, sistematicamente alimenta l'esercito romano e per un paio di secoli Roma gestisce con successo questi meccanismi di immigrazione di massa, collocando tranquillamente ora 10.000 sarmati nella pianura padana, ora 20.000 franchi nella Gallia settentrionale e così via e così via. Non c'è notizia di opposizioni locali a questi arrivi in massa di immigrati insediati dal governo, il che dimostra quanto fosse comodo governare all'epoca. Non ci si doveva preoccupare più di tanto di eventuali opposizioni dell'opinione pubblica locale. Se le opposizioni salivano fino ai notabili, magari sì, ma l'opposizione della gente qualunque, nessuno si degna neanche di parlarcene fra chi ci racconta all'epoca queste vicende. Dunque, un'immigrazione frequente, il che spiega perché i Goti, quando arrivano sul Danubio, si aspettino di essere accolti. È già successo ad altri. Per carità, succede anche ogni tanto che i Romani hanno bisogno di manodopera. Non c'è nessuno che in quel momento vuole venire, si vanno a prendere. Ci sono anche situazioni in cui gli stessi meccanismi, gli stessi uffici, anziché le prefetture Letorum, per esempio, in Gallia, anziché collocare immigrati, collocano deportati, se vogliamo di nuovo usare un termine violentemente anacronistico. Cioè gruppi che si sono andati a prendere, che si portano dentro e a cui poi si offre però la stessa prospettiva, lavorare, fare il servizio militare e col tempo integrarsi. Dunque i Goti fanno una richiesta che non è affatto irragionevole, salvo che sono apparentemente molti, nessuno di noi sa quanti, ma certamente decine di migliaia, intere tribù con tutte le loro famiglie, i loro carri carichi di masserizie, il bestiame, i cani, i bambini, e sono arrivati lì spinti dal terrore, perché nel loro paese, sul Dniester, è comparso all'improvviso un nemico sconosciuto, un popolo nuovo, ferocissimo, sbucato dalle steppe dell'Asia, che li ha aggrediti, li ha respinti, li ha sconfitti. I capi goti che hanno cercato di resistere sono stati annientati e alla fine un intero popolo si è messo in movimento per sfuggire a questa aggressione. Questo nuovo popolo di aggressori sono gli Unni. È in questo momento che gli Unni compaiono sulla scena. Ammiano Marcellino, che è uno dei nostri principali informatori, va a vedere in biblioteca, trova qualche accenno negli storici antichi, ma poca cosa.
trova quella cosa che poi da allora è sempre stata ripetuta fino ad oggi. Qual è la principale caratteristica degli unni? Fanno frollare la carne sotto la sella del cavallo. Ecco, questa, e poi la mangiano una volta frollata in questo modo. Vivono a cavallo, vivono sui carri. I goti sono terrorizzati, chiedono di essere ammessi. I generali che comandano sulla frontiera del Danubio sono solo un po' preoccupati perché questi goti sono veramente tanti. E allora, anziché ammetterli direttamente, decidono di chiedere all'imperatore. L'imperatore Valente in quel momento è a 2000 chilometri da lì, alla frontiera persiana, dove si prepara a fare la guerra all'Iran, vecchio sogno ricorrente degli imperatori romani, e non soltanto loro, insomma. 2000 chilometri, ci vuole del tempo. La notizia arriva da Valente. Valente riunisce il concistoro, cioè il suo consiglio dei ministri, discutono, ci viene detto dai cronisti, alla fine si sono detti, perché no, facciamoli entrare. Proprio adesso che dobbiamo fare la guerra ce n'è un gran bisogno di tutta questa gente, tutti questi giovanotti che arruoleremo nell'esercito. Perciò l'ordine arriva alla frontiera, dove i goti sono lì che aspettano spasmodicamente col terrore che gli arrivino dietro gli unni, e l'ordine è: l'imperatore ha detto di farli entrare, è la fortuna di Valente che li manda, quindi fateli entrare e sistemateli. Se non che questa operazione, che di nuovo con un anacronismo violento potremmo chiamare operazione umanitaria, peraltro l'aggettivo humanus riferito alle cure che loro si aspettano di ricevere c'è in Emiliano Marcellino, questa operazione comincia subito a andare male. Però i due cronisti che la raccontano un'infinità di dettagli preoccupanti. Uno è Ammiano, con cui faremo meglio conoscenza tra poco, l'altro è Eunapio, con cui faremo conoscenza subito. Eunapio è uno storico greco che purtroppo possediamo soltanto in frammenti, ma alcuni di questi frammenti contengono una serie di commenti feroci su questa operazione che è stata fatta di accogliere i goti. L'unica premessa che devo ancora aggiungere prima di darti la parola è: uno dei motivi per cui il governo decide di fidarsi dei goti è che i goti in parte sono cristiani. Sono barbari, ma questo non gli impedisce mica di essere cristiani. Non lo sono ancora forse tutti, ma hanno una loro chiesa, un loro clero, la maggior parte sono cristiani. E Eunapio, che è un pagano, trova che bisogna essere veramente stupidi per credere che solo per questo ci si possa fidare di loro e farli entrare. Innumerevoli tribù erano passate nell'impero. E ancora di più le seguivano, dal momento che non c'era nessuno ad impedirlo. Ogni tribù aveva portato con sé dalla patria gli idoli ancestrali, insieme con i loro sacerdoti e sacerdotesse, ma su queste cose mantenevano un profondo e impenetrabile silenzio e non dicevano una parola sui loro misteri. Quello che rivelavano era solo finzione e truffa, allo scopo di ingannare i loro nemici. Tutti quanti sostenevano di essere cristiani. Avevano travestito alcuni dei loro come se fossero i loro vescovi. Li avevano abbigliati con quell'abito rispettato e li mandavano avanti come il lupo travestito da volpe. Così potevano ottenere tutto quello che volevano, perché i romani abbassavano la guardia. Prestavano dei giuramenti a cui loro stessi non credevano, ma che gli imperatori rispettavano grandemente. I barbari avevano con loro anche qualcuno della razza dei cosiddetti monaci, che avevano travestito imitando quelli che si trovavano fra i loro nemici. L'imitazione non era faticosa né difficile, perché bastava buttarsi addosso una cappa e una tunica grigia per diventare uno di quei furfanti ed essere accettati come tali. I barbari usavano questi trucchi per ingannare i romani, perché avevano astutamente osservato che queste cose erano rispettate fra di loro, mentre per tutto il tempo, sotto la copertura del più profondo segreto, continuavano ad adorare gli oggetti sacri della loro religione natia, con intenzione nobile e pura. Ma benché le cose stessero così, i romani erano sprofondati in una tale follia che anche le persone apparentemente sensate si erano pienamente convinti che quelli fossero cristiani e osservassero davvero i riti cristiani. Eunapio scrive quando è già andato tutto a finire molto male, naturalmente.
E l'arrivo dei Goti quindi è una catastrofe ed è colpa dei cristiani che si sono romani cristiani che hanno creduto alla conversione dei Goti. E Onapio non ha simpatia per i Goti che sono venuti a distruggere l'impero romano, però c'è una cosa di loro che gli piace, che sono rimasti fedeli ai loro dei e quindi li adorano in segreto, dice, con intenzione nobile e pura. In quello gli piacciono, mentre invece i romani ormai con il cristianesimo, appunto. Allora, questa non è però la sola, non è il solo problema, anzi forse non è neanche un problema, perché queste sono le chiacchiere dei pagani in realtà, ma non è per questo che poi l'insediamento dei Goti nell'impero è andato a finire molto male. È per altri motivi. E innanzitutto perché il momento stesso in cui sono stati fatti entrare ha provocato una serie di problemi. Questi problemi sono dovuti probabilmente al fatto che si tratta davvero di tantissima gente. E non solo erano tantissimi, in realtà quando si comincia a farli passare, dopo un po' i romani hanno l'impressione che quelli che aspettano sull'altra riva del Danubio non stiano affatto diminuendo. E verificano e si scopre che è proprio così. Perché adesso che si sa che i romani hanno aperto la frontiera, anche altri che non avevano pensato prima a muoversi dalle loro case, si sono messi in movimento per entrare anche loro. E quindi continua ad arrivare sempre più gente. Il passaggio è in sé una tragedia. Il Danubio è un fiume immenso, è gonfio d'acqua per le piogge. Non si capisce se siamo in primavera o in autunno, ma in ogni caso è una stagione delle piogge. Non ci sono ponti. Sul Danubio aveva fatto un ponte Costantino molti anni prima, proprio per andare a castigare i Goti, ma questo ponte è crollato da un pezzo, quindi il passaggio avviene con zattere, imbarcazioni requisite, zattere fabbricate sul posto. È tutta una storia che racconta Eunapio e che racconta Ammiano Marcellino di gente che annega, gente che si perde, famiglie divise, il tutto sotto il controllo di un esercito piuttosto nervoso e brutale. In teoria ci sono dei banchetti con dei segretari sulla riva romana che dovrebbero segnare i nomi di tutti quelli che arrivano. Di fatto, dopo un po', non si riesce più a tenere il conto e quindi salta tutta la contabilità dell'operazione. In teoria era stato ordinato, anche se su questo Ammiano e Eunapio dicono cose un po' diverse, ma comunque sembra di capire che era stato ordinato che i guerrieri dovevano consegnare le armi e sembra anche piuttosto logico. In realtà, pagando una bustarella all'ufficiale di guardia, entravano tutti portandosi dietro le armi. Al tempo stesso, nel caos immenso, succede di tutto. Succede, come dicevo, che le famiglie si dividono, è pieno di bambini che si sono persi, e questo è Eunapio, mi pare, che lo racconta. Purtroppo non possiamo leggere tutti i brani di queste fonti che sono veramente spettacolari. Eunapio dice, tutti questi bambini che si perdevano, non c'è un ufficiale romano in servizio in quel posto che non si sia portato a casa la schiavetta e lo schiavetto. Gratis, perché tanto erano lì persi. E dopo un po' hanno cominciato a fluire sul posto mercanti di schiavi che capivano che lì c'era l'affare, insomma. Dopodiché immaginate questa operazione che prevede innanzitutto che tutta questa gente sia tenuta lì per il momento, sulla riva romana del Danubio, in attesa di trovare i latifondi dove andranno a lavorare, le zone dove si insedieranno, di chiedere ai latifondisti chi ha bisogno di manodopera, e sono operazioni lunghe. Per parecchio tempo questi rimangono accampati sulla riva romana del Danubio, in condizioni che possiamo immaginare, e l'esercito li nutre, perché il governo ha stanziato fondi per passare razioni militari a tutta questa folla di profughi, chiamiamoli così se volete. Se non che, e questo lo raccontano di nuovo le nostre fonti, ci tengo a dirlo perché ci sono dei dettagli che sembra che io me li stia inventando, e invece sta tutto in questi autori coevi o appena più tardi. Dopodiché succede che i generali al comando, che ricevono i finanziamenti per nutrire tutta questa gente e dovrebbero nutrirla gratis, scoprono rapidamente che c'è un grossissimo affare invece in ballo, perché basta fargliele pagare le razioni e i finanziamenti statali se li mettono in tasca i generali. Di conseguenza questo è l'andazzo, i Goti che si sono portati da casa le loro cose cominciano a vendere la loro roba per pagarsi da mangiare, poi quando sono veramente ridotti alla disperazione cominciano a vendersi i figli, di qui
tutto quell'arrivo in folla di mercanti di schiavi che hanno fiutato l'affare, e le fonti ci dicono esplicitamente si ritarda lo smantellamento di questo campo profughi perché l'affare è troppo grosso, c'è troppo da guadagnare. E poi si arriva al momento in cui invece insomma le cose cominciano a andare talmente male che perfino i generali romani al comando si spaventano. C'è disordine, c'è insoddisfazione fra questi goti, i quali si chiedono, visto che sono stati accolti come fedeli sudditi dell'imperatore, quand'è che riceveranno le case, la terra che gli sono stati promessi. E quindi a un certo momento i comandanti romani si spaventano e decidono che effettivamente è meglio far affluire verso l'interno tutta questa gente e sistemarla da qualche parte. Quindi si mette in movimento un grande convoglio con tutte queste decine di migliaia di persone e la tensione è tale che tutte le truppe disponibili vengono usate per scortarli e marciano verso l'interno. Oh, dimenticavo di dirvi che dall'altra parte del Danubio ce n'è ancora di gente, non sono ancora passati tutti, perché a un certo punto i comandanti sul posto si sono appunto spaventati delle dimensioni che stava prendendo la cosa e hanno di nuovo chiuso la frontiera. Quindi dall'altra parte ci sono ancora molti nuclei di goti, i quali sono venuti credendo di essere accolti e invece sono poi stati respinti e sono ancora lì dall'altra parte della frontiera. Quando il convoglio degli immigrati legali, diciamo così, viene fatto affluire verso l'interno e tutte le truppe disponibili vengono usate per scortarli, non rimangono truppe a sufficienza sulla frontiera e tutti quegli altri cominciano a passare clandestinamente. Il convoglio marcia verso l'interno. In condizioni ovviamente non facili, finalmente incontra una grande città che non è ancora la nostra Adrianopoli, siamo ancora 2 anni prima, ma è Marcianopoli. Siamo nella Tracia, in una delle province più ricche dell'impero, non tanto lontano dalla capitale, Costantinopoli. Questo convoglio arriva davanti alla città dove sia i soldati sia i goti si aspettano di essere accolti e rifocillati. Non è stato preparato niente. Non solo non è stato preparato niente, ma la popolazione di Marcianopoli non ha nessuna intenzione di lasciare entrare nessuno, né i goti né i soldati, che fanno più o meno altrettanta paura. Si negozia un po' con le autorità cittadine sono spaventate, la popolazione preme, non aprono le porte, accettano di far entrare soltanto i generali romani e i capi dei goti per banchettare in città, tutti gli altri restano fuori. E poi quella notte succede una cosa che Ammiano racconta in modo molto vivido. Succedono 2 storie in parallelo, come in un film, dentro la città e fuori. Dentro la città i generali romani e i capi dei goti, fuori la massa dei goti e le truppe che li scortano, tutti molto nervosi, infreddoliti, inzuppati d'acqua e con poco da mangiare. Fuori la tensione è alle stelle. Dentro si banchetta e si beve. Perché naturalmente i goti sono amici, sono nuovi sudditi, i loro capi sono gli intermediari con cui le autorità romane negozieranno, come tante volte si è fatto, la distribuzione di terre e così via. Quindi si banchetta e si beve, ma, dice Ammiano, in realtà i comandanti romani, che sono consapevoli di avere fra le mani una situazione ormai esplosiva, hanno deciso di approfittare del banchetto per far fuori i capi dei goti. E dunque si beve e l'idea è che quando i goti saranno ubriachi verranno fatti fuori. Se non che si scopre che i capi gotici reggono il vino meglio dei generali romani. Di conseguenza si ubriacano prima i generali romani. In quel momento si sente fuori che fuori si stanno scannando. Fuori della città i soldati e i goti hanno cominciato a prendersela gli uni con gli altri, qualcuno ha tirato fuori le armi, si scopre che i goti le armi le hanno anche loro, si stanno scannando. I capi dei goti saltano su, gridano tradimento, riescono in qualche modo a uscire fuori dalla città, raggiungono i loro che nel frattempo hanno sopraffatto la scorta romana. Hanno liquidato le truppe di scorta, si sono impadroniti di tutte le armi dei soldati. E a questo punto i capi dei goti e i loro uomini dicono: ci hanno traditi, i patti non li hanno rispettati,
Non abbiamo avuto niente di quello che dovevamo avere, adesso però siamo dentro. I più forti siamo noi, gli faremo vedere noi chi siamo. E dunque i Goti, considerandosi sciolti da qualunque impegno, cominciano a saccheggiare il paese. E si spingono, rimangono lì per mesi e mesi e mesi, saccheggiando un paese dove non ci sono più forze militari disponibili sul momento. Rapidamente viene raccolto qualche contingente mandato contro di loro, non riesce a sopraffarli. I Goti sono praticamente padroni della campagna. Una volta che si spingono sotto Costantinopoli, vedendo le mura, c'è una battuta famosa di uno dei loro capi, riportata da Ammiano, che dice: beh, ma noi Goti non siamo fatti per combattere contro i muri. E tornano indietro, perché lì il loro coraggio non serve a niente. Ma la campagna è devastata sistematicamente. E dalle mura di Costantinopoli si vede il fumo delle ville bruciate. E succede di tutto. Succede per esempio che il mondo romano, specialmente in quelle regioni, è pieno di schiavi goti, i quali schiavi goti catturati in tante guerre precedenti adesso cominciano a scappare dai padroni e a unirsi anche loro all'esercito dei goti. Non solo vanno a unirsi, ma li portano a casa del padrone. So io dove ha nascosto l'oro, dove ha nascosto le scorte alimentari e così via. E cominciano a unirsi ai goti anche persone che magari non sono goti per niente, minatori in rivolta o in sciopero. Qui ripeto, attualizzo un pochino, ma non troppo. Si indovina dalle fonti questo tessuto di disagio sociale che porta molti a unirsi ai goti. E questo saccheggio diventa un'impresa organizzata e assume dimensioni stupefacenti, nel senso che i goti a un certo punto costruiscono dei campi trincerati in cui ammassano il bottino e poi cominciano ad avviarlo verso nord, verso il loro paese. E altri gruppi barbari, tra cui anche degli Unni, entrano a loro volta nell'impero e vanno a unirsi ai Goti sulla base del fatto che c'è bottino per tutti e più siamo, più forti saremo. E quindi anche quegli Unni che avevano fatto tanta paura ai Goti e li avevano spinti verso l'impero romano, adesso vengono a unirsi a questo gigantesco saccheggio. L'imperatore Valente è sempre sulla frontiera iraniana che si prepara a fare la guerra alla Persia e ci tiene tantissimo a questa guerra contro la Persia, tanto che non riesce a risolversi a rinunciare a questa operazione e prendere sul serio il problema gotico. Manda delle truppe insufficienti, manda dei generali bravi che danno battaglia in campo aperto, fanno un sacco di morti, ne subiscono molti anche loro, si ritirano, tutto come prima. Vengono trovati dei militari particolarmente attenti. Ci sono dei militari che dicono: questi non dobbiamo fargli la guerra in campo aperto, dobbiamo soffocarli pian piano. Loro mandano in giro le loro colonne a saccheggiare. Noi dobbiamo avere dei reparti mobili, velocissimi, che gli stiano dietro. Seguiamo un gruppo di razziatori. Quando quelli si accampano per la notte, gli arriviamo addosso, li facciamo fuori tutti e riprendiamo il bottino. Si comincia a far così e funziona. I Goti se ne accorgono che i gruppi mandati fuori spesso poi non tornano più e cominciano a preoccuparsi. Il saccheggio diminuisce, si radunano sempre più, cercano di stare sempre più tutti insieme, però intanto sono sempre lì. Alla fine la pressione politica su Valente diventa insostenibile. Devi farti carico di questo problema. Valente, con la morte nel cuore, negozia la pace con la Persia e ritorna verso il Danubio, verso la Tracia, con tutto il suo esercito. Attraversa tutta l'Anatolia, ci mette settimane se non mesi, arriva a Costantinopoli, la sua capitale. A Costantinopoli la situazione è drammatica. Ai giochi del circo Valente viene fischiato. E quando l'imperatore romano viene fischiato in pubblico al circo, non è per niente un buon segnale. Sapete che gli imperatori romani sono in carica a vita, ma bisogna vedere finché dura la vita, per l'appunto. E il modo più spiccio per liberarsi di un imperatore che non è più popolare si trova facilmente. Valente poi è una figura complessa, perché è il fratello di un grande imperatore valentiniano, di un grande generale, di un grande imperatore energico. È il fratello valentiniano, imperatore d'Occidente, che ha messo Valente sul trono dell'impero orientale. E Valente non è tanto all'altezza del fratello, lo dicono tutti, e non è tanto intelligente, non è tanto sveglio, e
dal punto di vista religioso è un intollerante, un settario, è un cristiano ariano, non va d'accordo con i cattolici, insomma non è un imperatore di successo, e si ritrova questo enorme problema sulle spalle. Però, per quanto enorme sia il problema, la soluzione alla fine si trova, nel senso che quelli sono pur sempre barbari e quindi una banda di straccioni, e noi siamo pur sempre l'esercito romano. Anche se gli storici militari oggi hanno una certa tendenza a dire che l'esercito d'Oriente non era proprio così scelto come quello occidentale, che i reparti migliori erano quelli in servizio in Gallia, che i reparti d'Oriente erano di qualità umana tutto peggiore, ma insomma è pur sempre un esercito romano. Quindi Valente esce un bel giorno da Costantinopoli, raduna il suo esercito e si mette finalmente alla ricerca dei Goti per farla finita. Li trova il 9 ottobre del 378, sono passati un paio d'anni da quando questi hanno passato il Danubio, li trova in una pianura polverosa vicino appunto ad Adrianopoli. È piena estate, caldo torrido, erba bruciata, polvere dappertutto, i Goti sono lì, si stanno spostando lentamente con un enorme convoglio di carri carichi di bottino. Quando i romani gli arrivano addosso, si fermano, si trincerano. Il brano di Ammiano che abbiamo deciso di leggere non racconta dei negoziati prima, vero? Parte dall'inizio della... Allora dico ancora due parole su quello e poi sentiamo Ammiano che racconta con la sua voce la battaglia. Ma la battaglia non avviene subito, perché i Goti si trincerano nei loro carri, a cerchio, e i romani stanno dall'altra parte. Romani fra i quali, ben inteso, è pieno di soldati e ufficiali goti, e anche franchi, e anche alamanni, perché l'esercito romano, come ho detto, sono secoli che recluta barbari, e se ne trova di solito benissimo, sono soldati e ufficiali ottimi e fedeli. Dopodiché, Valente è perfino un po' dispiaciuto di dover massacrare tutta questa gente, tanto più che sono cristiani, non dimentichiamocelo, e anche i goti sono un po' dispiaciuti di farsi massacrare, naturalmente. Risultato, dai carri esce un'ambasceria con almeno un prete, e questa ambasciata dei Goti che comprende almeno un prete va da Valente e gli dice: possiamo ancora metterci d'accordo, dopotutto siete voi che ci avete accolti, poi è successo quello che è successo, ma noi siamo ancora disposti a darci, ad assumere questa condizione di nuovi sudditi e insomma a servirti. Stanno negoziando quando la battaglia comincia da sola, in pratica. Comincia per un incidente tra i soldati e i Goti, si diffondono gli incidenti e alla fine scoppia una battaglia che nessuno voleva. Mentre da ogni parte cozzavano le armi ed i dardi, e Bellona, che infuriava più ferocemente del solito, faceva risuonare le luttuose trombe di guerra per la rovina dei romani, i nostri, che si ritiravano, si arrestarono fra le grida di molti, e la battaglia, crescendo a guisa di fiamma, terrorizzava gli animi dei soldati, alcuni dei quali erano stati colpiti da frecce e da proiettili lanciati da roteanti fionde. Quindi i due schieramenti, scontratisi come navi rostrate e respingendosi a vicenda, fluttuavano con reciproco movimento simili ad onde. Il fianco sinistro s'avvicinò addirittura ai carri, pronto a spingersi oltre se qualcuno gli avesse portato aiuto, ma abbandonato dalla rimanente cavalleria ed incalzato da una moltitudine di nemici, fu sopraffatto e distrutto come se una diga possente si fosse abbattuta su di lui. I fanti rimasero scoperti in gruppi così stipati gli uni sugli altri che difficilmente potevano sguainare le spade o tirare indietro le braccia. Né a causa della polvere che s'era levata si poteva vedere il cielo che risuonava di orrende urla. Perciò i dardi, che d'ogni parte scagliavano la morte, cadevano su sicuri bersagli con effetto fatale, poiché non si potevano prevedere né era possibile alcuna difesa. Ma quando i barbari, riversatesi in immense schiere, calpestarono cavalli e uomini, né era possibile in mezzo alla calca trovare un po' di spazio per ritirarsi, e la ressa toglieva ogni possibilità di fuga, i nostri, dimostrando disprezzo della morte pur nell'estremo pericolo,
riprese le spade, fecero a pezzi quanti incontravano e con reciproci colpi di scure si spezzavano gli elmi e le loriche. Si poteva vedere un barbaro, superbo per la sua ferocia e con le gote contratte in un urlo di dolore, il quale, essendogli stato tagliato un garretto o amputata la destra da un colpo di spada o ferito un fianco, volgeva minacciosamente gli occhi feroci, ormai prossimo alla morte. A causa della strage reciproca dei combattenti, i corpi erano disseminati per terra e i campi erano coperti di cadaveri. Diffondevano un profondo terrore i gemiti dei morenti e di quanti erano stati colpiti da profonde ferite. Insomma, tutto era insozzato dal nero sangue e dovunque si volgesse lo sguardo si incontravano mucchi di uccisi e si calpestavano senza alcun riguardo corpi privi di vita. Assieme a loro, cavalli ammucchiati l'uno sopra l'altro riempivano i campi formando, per così dire, dei terrapieni. A queste perdite, a cui mai si sarebbe potuto rimediare e che costarono care allo Stato romano, pose fine la notte non illuminata dalla luna. Questo naturalmente, ho dimenticato di dirlo, è Ammiano Marcellino, quindi la nostra principale fonte su questi avvenimenti. Ammiano Marcellino, grande storico latino, anche se greco di nascita, se lo dice lui, che però sceglie di scrivere in latino, militare, ex militare, quindi uomo che insomma sa che cos'è un combattimento e sa cosa vuol dire combattere. In questa disastrosa battaglia di Adrianopoli viene annientato l'esercito dell'impero d'Oriente. Cosa sia successo all'imperatore Valente non lo sa nessuno, nel senso che è caduto nella battaglia e non è mai più stato ritrovato. Un racconto che poi si diffonde a un certo punto racconta che si sarebbe chiuso dentro una casetta trovata insieme ad alcuni dei suoi, i Goti hanno dato fuoco e sono morti tutti così, ma su questo non c'è nessuna testimonianza sicura. Quello che è sicuro è che Valente non è tornato e che una buona parte dell'opinione pubblica romana ne è stata anche soddisfatta, perché appunto queste opposizioni religiose che Valente non aveva saputo tacitare, che anzi aveva inasprito, fanno sì che tutta la parte cattolica, anziché ariana, dell'opinione pubblica cristiana considerasse Valente un nemico di Dio anche. C'è una storia raccontata con grande soddisfazione dagli autori cristiani, per cui prima di partire Valente aveva avuto un litigio, uno scontro con un monaco cattolico che pretendeva da lui la restituzione delle chiese ai cattolici, mentre Valente tendeva a darle ai cristiani ariani. Il monaco gli diceva: restituisci le chiese. Valente, offeso, lo fa sbattere in prigione e gli dice: adesso vado a fare la guerra contro i Goti, ma quando torno faremo i conti. E il monaco gli risponde: se non restituisci le chiese, non tornerai. Evidentemente il fatto che poi non torni, alimenta effettivamente una certa interpretazione. Dunque, è morto l'imperatore, è stato distrutto l'esercito, i Goti sono padroni della situazione. L'impero romano si attrezza per cercare di risolvere questo problema che è diventato all'improvviso di una gravità insostenibile. C'è l'impero d'Occidente, per fortuna, dove regna Graziano, nipote di Valente, il quale stava già arrivando con le sue truppe per dargli una mano. Anzi, una delle critiche che gli storici dell'epoca fanno a Valente è che ha voluto dar battaglia prima che arrivasse Graziano per prendersi lui tutta la gloria, mentre se avesse aspettato erano più forti e vincevano. Dunque, nell'impero d'Occidente ci si dà un grande affare per raddrizzare la situazione. Bisogna innanzitutto trovare qualcuno che accetti questa poltrona diventata improvvisamente scomodissima di imperatore d'Oriente. Non c'è nessuno che lo voglia fare l'imperatore d'Oriente in quella situazione, con i Goti sotto Costantinopoli e nessun esercito. Finalmente trovano un generale ancora giovane, ma che per motivi politici si è ritirato sulle sue terre in Spagna, Teodosio. Teodosio accetta l'incarico. Lo sbalzano sul trono imperiale d'Oriente e Teodosio si rimbocca le maniche e interviene con estrema efficacia e durezza per raddrizzare la situazione.
bisogna rimettere in piedi un esercito. Da qui una raffica di disposizioni sul reclutamento. Tutti quelli che sono suscettibili di essere reclutati e finora non lo sono stati, tutti i figli dei soldati, tutti i vagabondi, tutti gli immigrati, cioè i lavoratori dei latifondi che però si sa che sono venuti da fuori, tutti devono presentarsi. Se l'amministratore di un latifondo non consegna gli immigrati che lavorano sul latifondo al rogo, con queste misure Teodosio rimette in piedi un esercito. E poi si tratta di ridare, come dire, coesione a questo paese diviso, diviso per motivi religiosi innanzitutto. Neanche 2 anni dopo la battaglia di Adrianopoli, Teodosio pubblica il celebre editto di Tessalonica, in cui dice: niente più discussioni, tutti i miei sudditi devono seguire la religione cristiana e la religione cristiana nella forma che insegnano il Vescovo di Roma e il Vescovo di Alessandria, cioè la versione cattolica. Nessun dissenso è più ammesso. Chi la pensa diversamente non creda di avere, di costituire una chiesa. Le loro saranno false chiese, loro non saranno veri cristiani ma stolti eretici, e in attesa delle punizioni che subiranno nell'altra vita, le subiranno già qui a cura del governo. In buona sostanza, Teodosio è un militare e con misure estremamente drastiche cerca di rimettere in piedi un paese scioccato. Dopodiché però nemmeno lui riesce a venire a capo del problema rappresentato dai Goti vittoriosi. I Goti sono tantissimi, non sono una forza unitaria, hanno tanti capi, tanti gruppi. Teodosio fa il possibile. Qualche gruppo riesce a intercettarlo in campo aperto e tagliarlo a pezzi. Con qualcun altro negozia. E negozia, e su che base negozia? Noi purtroppo non abbiamo i testi dei trattati che Teodosio ha stipulato in quegli anni con una serie di capi dei Goti, e quindi possiamo solo speculare. L'ipotesi è: ha fatto degli accordi come si facevano anche prima con i gruppi di barbari che venivano nell'impero, solo che poi questi erano troppo forti e gli accordi non li hanno rispettati a metà. Oppure c'è anche l'ipotesi che Teodosio abbia davvero accettato dei patti più pesanti, senza rendersi conto della gravità delle conseguenze, o comunque non potendo far diversamente. Ripeto, siccome il testo dei trattati non l'abbiamo, questo è un tema su cui la discussione storiografica è aperta e forse lo rimarrà per sempre. Ma quello che è certo è che il tentativo di integrare i Goti facendo la pace e facendo finta che non sia successo niente non regge a lungo. Eppure la classe dirigente di Teodosio ci crede. Negli anni 70-80 sono tanti i testi, discorsi ufficiali, orazioni nel Senato di Costantinopoli che dicono: gloria a Teodosio perché ha risolto il problema. E l'ha risolto come abbiamo sempre fatto. Già in passato tanti barbari sono venuti da noi e adesso non si distinguono più da noi. E la stessa cosa succederà coi Goti. Già vedo il Goto che si arma con le armi del legionario e rispetta la disciplina e ha paura delle punizioni ed è orgoglioso degli elogi dei suoi ufficiali romani. Già vedo il Goto che lavora pacificamente la terra, come fanno tutti quegli altri barbari che abbiamo accolto prima, e che, cosa importantissima, paga le tasse con noi. Quindi c'è questa linea ufficiale di ottimismo, Temistio e altri autori, che però di fatto risulta smentita da quello che succede. Perché quello che succede è che il governo di Teodosio non ha, a quanto sembra, la forza politica di disperdere i Goti come si era sempre fatto prima con i barbari che venivano accolti. Prima si disperdevano a pacchetti, un gruppetto a lavorare qui, un gruppetto a lavorare là, quelli accolti nell'esercito distribuiti individualmente fra i reparti e ciascuno individualmente trasformato in un soldato romano, e funzionava perfettamente. Con i Goti non riescono a farlo, i Goti sono troppo forti, bisogna concedergli troppo. Gli si assegnano delle zone in cui risiedere, ci sono dei casi in cui sicuramente li mettono anche a lavorare, però sembra di capire gli devono dare la terra in proprietà perché non accettano di andare a lavorare sotto padrone.
rimangono raggruppati sotto la guida dei loro capi e continuano a vivere secondo le loro regole. Certo, ubbidiscono all'imperatore, nel senso che vanno a combattere per lui, ma di fatto non si stanno integrando alla maniera di barbari che desiderano diventare romani come tanti altri prima di loro. Continuano a essere ben riconoscibili come separati ed è molto difficile farli ubbidire. Se sono turbolenti c'è solo la forza che può cercare di fermarli, ma ormai, visto che tocca pagarli tutti questi guerrieri goti, i finanziamenti poi finiscono a un certo punto. Più guerrieri goti bisogna pagare e meno soldi rimangono per l'esercito regolare. E quindi in molte zone le guarnigioni dell'esercito regolare si riducono e sempre più l'imperatore è costretto ad appoggiarsi sui goti. Certo, militarmente sono utili. Teodosio stravince le sue guerre, schiaccia i tentativi di insurrezione, vince grandi battaglie. C'è la famosa battaglia contro l'usurpatore Eugenio al Frigido nell'Italia di Nord-Est, e nel cimitero cristiano di Concordia sono state ritrovate poi molte lapidi di soldati goti dell'esercito di Teodosio, morti probabilmente in quella battaglia. Però i cronisti dell'epoca ci dicono anche li ha mandati avanti sperando che gliene ammazzassero il più possibile, perché sono molto utili quando c'è la guerra, ma sono anche un enorme imbarazzo. Allora, che Teodosio abbia concesso consapevolmente condizioni diverse, o che questa cosa si sia affermata di fatto, perché non c'era la forza politica di tenerli sotto controllo, quello che è certo è che i Goti rimangono dentro l'impero romano come un corpo estraneo, fedele all'imperatore finché l'imperatore paga, e non oltre, diciamo. Poi, per carità, molti di loro fanno carriera, continuano come prima a diventare generali romani, a fare politica, però c'è questo corpo estraneo dentro l'impero. E qui per la prima volta nasce nella cultura romana un movimento di opposizione a questi barbari che vengono da fuori. Un'opposizione che non si era mai sentita prima, quando questa immigrazione era gestita col pugno di ferro e regolamentata ed efficace. Adesso invece nasce un'opposizione, cominciano a comparire dei politici, dei portavoce dell'opinione pubblica, che attaccano Teodosio per quello che ha fatto, dopo che è morto, a dire il vero, che spiegano che gli imperatori non devono più ripetere questi errori. Noi ne leggiamo un esempio adesso, Sinesio, grande intellettuale e grande uomo politico e latifondista del Nord Africa, uomo fine IV secolo, inizio V, sono sempre questi anni, uomo straordinario, grandissimo latifondista, quindi uno dei notabili della sua zona, uomo capace di difendere i suoi latifondi dai predoni nomadi, armando i contadini o pagando personalmente mercenari, visto che l'esercito imperiale troppo spesso ormai non si fa vedere, uomo così importante, filosofo neoplatonico, grande intellettuale, uomo così importante che a un certo momento la sua città, Cirene, gli chiede se non vorrebbe fare il vescovo. Sinesio probabilmente non è ancora neanche cristiano in quel momento, ma fare il vescovo è un'offerta che non si può rifiutare. Sinesio diventa il vescovo di Cirene. E Sinesio scrive, rivolto ai figli di Teodosio, un trattato sul regno, sull'arte di regnare, in cui gli spiega fra l'altro che questa presenza dei Goti che Teodosio ha voluto o concesso colpevolmente, secondo Sinesio, è uno dei più gravi problemi che l'impero deve affrontare. Il pastore non deve mescolare i lupi ai suoi cani, anche se li ha presi da cuccioli e sembrano addomesticati, e farebbe male ad affidare loro il gregge. Infatti, appena noteranno un accenno di debolezza o di pigrizia da parte dei cani, attaccheranno i cani, il gregge e i pastori. Così il legislatore non deve dare armi a coloro che non sono nati e allevati sotto le sue leggi, perché non ha nessuna garanzia che siano ben disposti. Solo un pazzo o un ciarlatano potrebbe non avere paura, vedendo tutti questi giovani cresciuti all'estero e che continuano a vivere secondo i loro costumi, incaricati del servizio militare del paese.
anziché sopportare ancora che i goti portino le armi, bisognerebbe chiedere ai nostri amati campi gli uomini capaci di difenderli e arruolarne così tanti, richiamando anche il filosofo dai suoi studi, il manovale dalla sua fatica, il venditore dal mercato, da convincere questo popolo imbelle che per il troppo tempo libero passa la vita nei teatri, che è ora di darsi da fare sul serio, prima che il riso si trasformi in pianto. Ma prima di tutto, escludiamo dalle magistrature e dalle prerogative del Consiglio chi si vergogna di quello che è sempre stato sacro per i romani fin dai tempi antichi. Adesso, infatti, tanto la dea della giustizia quanto il dio degli eserciti devono coprirsi la faccia per la vergogna quando un uomo vestito di pelli comanda a quelli che indossano la clamide e quando uno, spogliatosi della pellicetta di pecora di cui era coperto, veste la toga e discute all'ordine del governo del giorno insieme ai magistrati dei romani, sedendo al posto d'onore accanto al console, mentre quelli che ne avrebbero diritto stanno indietro. Questi tali, poi, appena usciti dalla sala del consiglio, si rimettono subito le pellicce e quando incontrano i loro soci si mettono a ridere della toga, dicendo che con quella addosso non si riesce neanche a sguainare la spada. Io mi stupisco di tante cose, ma soprattutto della nostra assurda condotta. Perché qualunque famiglia che abbia anche solo un pochino di benessere ha lo schiavo goto. In tutte le case sono goti quello che prepara la tavola, quello che si occupa del forno, quello che porta l'acqua. E fra gli schiavi accompagnatori, quelli che si caricano sulle spalle gli sgabelli pieghevoli su cui i loro padroni possono sedere per strada, sono tutti goti. Insomma, è dimostrato da tanto tempo che questa è la razza più adatta a servire i romani. Ma che questi uomini biondi, con i loro capelli lunghi, siano i nostri servi in privato e poi ci governino in pubblico è davvero incredibile. Tuo padre li rialzò quando lo supplicavano e ne fece i suoi alleati e li considerò degni della cittadinanza e divise con loro gli onori e distribuì parte della terra romana a chi aveva ancora le mani sporche di sangue, mostrando la magnanimità e la nobiltà della sua natura con quell'atto di clemenza. Ma il barbaro non capisce la virtù. Dall'inizio fino a ora questa gente non ha fatto altro che ridere di noi. Mi permetterei di commentare un paio di passi di questo testo che io trovo, che tutti hanno sempre trovato straordinario, insomma non sono io che lo trovo straordinario. Da un lato la finezza con cui Sinesio, vescovo cristiano, ma fino al giorno prima filosofo greco, invoca la dea della giustizia e il dio degli eserciti. Così sta insieme tutto. E altro dettaglio che non deve sfuggire, l'unico dettaglio forse veramente razzista, perché si discute se ci sia in questo partito antibarbarico, come viene chiamato, del razzismo. Oggi si tende a dire no, e in realtà sono antibarbarici anche per questioni di carriere, di poltrone, di concorrenza, però qualche sfumatura naturalmente c'è. C'è quel razzismo che si ritrova già in Aristotele, che dice in fondo i barbari sono fatti per essere schiavi, non conoscono, non capiscono la democrazia, la libertà e così via, e quindi è naturale che facciano gli schiavi. Ma poi il dettaglio che volevo sottolineare è quel dettaglio che dimostra che questa è una razza, questi goti sono una razza inferiore, sottosviluppata, che viene dai capo al mondo, sono biondi. E questa è la dimostrazione più evidente della loro appunto inferiorità genetica, diciamo così. Detto questo, Sinesio predica, ma ormai è troppo tardi sostanzialmente. La situazione è sostanzialmente sfuggita di mano al governo imperiale, salvo che, diciamo, ci sono due governi imperiali, uno occidente e uno oriente. E quello a cui la situazione sfugge veramente di mano è quello d'Occidente, nel senso che benché l'arrivo dei Goti e la battaglia di Adrianopoli si siano prodotti, come sapete, nell'impero d'Oriente, però alla fine questo
che non sappiamo neanche bene come chiamare. È un popolo, sì, è un popolo, ma è anche un esercito. È un esercito mercenario pagato dagli imperatori e pronto a ribellarsi se non viene pagato bene. Questo popolo esercito, con i suoi capi, viene progressivamente convinto a spostarsi verso l'Occidente, perché a Costantinopoli, volendo salvare qualcosa, si decide che è meglio salvare la parte orientale. E questo è proprio quello che succederà, naturalmente. Se questo è l'inizio delle invasioni barbariche, sarà l'Occidente che ne pagherà il prezzo. L'impero d'Oriente riuscirà sempre a far scorrere verso Occidente le minacce, e alla fine sarà l'Occidente che crollerà. È un percorso lungo, succederanno tante cose che non stiamo a raccontare stasera, anche perché siamo ormai alla fine, però vorrei anche accennare ancora solo una cosa. Quegli uomini in pelliccia di cui parla Sinesio, che evidentemente hanno degli alti gradi nell'esercito romano e nello stato romano, vanno al concistoro e si mettono la toga e la clamide, e poi però quando escono si rimettono subito la pelliccia. Ecco, questi uomini bifronti, che sono barbari e romani al tempo stesso, Sinesio dice sono solo barbari, si travestono da romani, ma lì bisogna vedere, la sua è una presa di posizione di parte. Ci sono tanti casi di generali barbari che tengono corrispondenza con i padri della Chiesa e che i padri della Chiesa elogiano dicendo: tu sei la vera prova che tra romano e barbaro non c'è nessuna differenza degli animi, è solo nei luoghi di nascita che c'è differenza, oppure solo nei corpi, di nuovo questi sono alti e biondi, ma non è colpa loro, perché per tutto il resto potrebbero, sono come noi greci e romani. Quindi in realtà ci sono tanti casi in cui l'integrazione funziona. E poi ci sono tanti casi in cui davvero non si sa come definire queste persone. Io vorrei chiudere ricordando quello che è certamente uno degli uomini a cui Sinesio pensava quando descriveva il suo barbaro in toga, e che però della toga ride. Cioè quell'uomo che, insomma, quando io andavo alle elementari ce lo presentavano come il re dei Goti, Alarico, che nel 410 saccheggia Roma. Ora, certo, Alarico in un certo senso è probabilmente riconosciuto come re o comunque come capo dai suoi Goti. Però non bisogna mai dimenticare che si chiama Flavius Alaricus e che è anche un generale romano, perché comandando questi mercenari ha sempre potuto negoziare col governo stipendi e cariche e gradi. A un certo punto è stato magister militum per Illyricum, comandante in capo delle truppe romane nei Balcani. In quei casi certamente si metteva la toga quando andava agli incontri con i magistrati romani. Ecco, Alarico è precisamente un esempio di questo mondo ibrido che si è creato con l'ingresso nel mondo romano dei Goti, che non sono diventati completamente romani, non hanno smesso di essere Goti, e che però al tempo stesso sono integrati in parte in questo gioco di potere, che è un gioco appunto per ottenere cariche, prebende, stipendi, soldi. Alarico c'è così dentro che a un certo punto in Italia tenterà il colpo di mettere un suo uomo sul trono di imperatore d'Occidente, come altri generali hanno fatto prima di lui e come altri faranno dopo, e fallitogli quel colpo si risolverà a saccheggiare Roma per ricompensare i suoi uomini, un po' come un capo barbaro che è lì per saccheggiare e anche un po' come un generale romano che, non sapendo come pagare i suoi soldati, dice ai senatori: mi dispiace, ma siete voi che dovete pagare il conto. Ecco, questo è il mondo che è venuto fuori dalla battaglia di Adrianopoli. Le invasioni barbariche sono un fenomeno più lungo e più complesso di così, ma certamente questo è il nucleo iniziale, insomma, delle invasioni barbariche. E io qui mi fermerei. Grazie.